Bene riesce a dire meglio di me queste cose quando c'è la voce. Lo richiameremo con la voce. Oggi purtroppo è senza voce. No, se ci sono domande, interventi, curiosità. Non so, ci arrivo ottimo, siamo lì. Una domanda banale, visto che abbiamo parlato di età. Qual è l'età delle persone più o meno all'inizio della pittura del 61, delle intuisce anche degli altri coinvolti e diciamo rispetto anche alle responsabilità che avevano? Facciamo un giro prima, ce ne sono altre. No, ma perché io ci potevo. Tu c'è che aveva, era nato nel 1928. 21. Eh? 21. Per 21, scusa, sì. Tu c'è che aveva 1921. 40 anni. Gli altri 30. 30 anni è un'età magica, specie se uno ha avuto qualche responsabilità prima e quindi ha ricevuto fiducia perché sanno che sa fare, che sa gestire le cose. Carlo, tu c'è che aveva 40 anni perché aveva perso gli anni durante la guerra. Ah, sì, certo. Sì, sì. Sì, Bruno naturalmente come figlio di madre ebrea di Camilla Weltman e invece di un altro generale dell'esercito austriaco, nonostante questa paternità molto nobile, aveva avuto dei guai con i nazisti e però aveva studiato come autodidatta e poi aveva subito ripreso a lavorare quando lo liberarono. Gli inglesi se lo portarono in Inghilterra, se lo portarono in Scozia. Poi però venne in Italia, scoprì il Chianti, provò a trasportare qualche damigiana in motocicletta, trovò che era scomodo, che era meglio trasferirsi a Roma. Faceva delle lezioni prodigiose. Guardate, io ancora lo ricordo che faceva delle lezioni di meccanica statistica straordinarie. Faceva dei seminari ancora più prodigiosi perché c'era una sorpresa a ogni parola che diceva. Era fantastico. Scusate, continuo a non si sente niente. Esatto, a non riuscire a parlare con questa cosa che mi sta dicendo Carlo. Sulle qualità di Rogetto e Tuscher, che mi fa venire in mente una cosa. Un'iniziativa della poessa. Nel 75-76 Tuscher organizzò all'Accademia dei Licei la registrazione filmata di una serie di lezioni dedicate al pubblico, diciamo, di studenti di liceo di livello. I conferenzieri si chiamano Bruno Tuscher, Edoardo Amaldi, Emilio Segre, Gilberto Bernardini, Emilio Picasso e via discorrendo. C'era anche una lezione di Dirac, una di Diderot e sugli acceleratori, insomma c'era più principio di queste lezioni venivano filmate in una telecamera costruita stile ADA, delle debite proporzioni di scala, e le cassette sono rimaste abbandonate nella credica di Cileia a un filo in uno scantinato per parecchio tempo. Le abbiamo recuperate. Stiamo facendo un riversamento, è stato fatto un riversamento dalla struttura originale in VHS, adesso stiamo facendo un riversamento su DVD. Nonostante tutto la qualità è, dal punto di vista tecnico, è tale da rendere le cose comunque fruibili, i contenuti sono una chicca. Immaginate voi, Bruno Tuscher che fa lezione su il teorema CPT o l'oscillatore armonico al suo stile o sul metodo della sella di sentenza del 75, quindi quando ancora quando negli anni in cui succedevano le cose di cui abbiamo parlato qua, in cui ancora il quadro finale non c'era. Allora il giorno in cui questi CPT di DVD sono pronti, direi che organizziamo una serie, un ciclo di proiezioni e andiamo a sentire i grandi papà della nostra fisica che ci raccontano la fisica.
altri, anche YouTube. Posso dirvi una cosa molto maligna, che forse quello che dice Gianni è verissimo. Ci sono le elezioni appunto di Dirac, di Amaldi, di Emilio Segretti, di questo, di quest'altro. Oggi, se dovessi dire organizzo un ciclo di 10 lezioni di 10 personalità di quel livello, non saprei dove trovarli. E questo mi avvilisce terribilmente. Perché oggi sono tutti imbarzagliati in concorsi fatti male, in carriere che non si muovono, che si fermano, insomma c'è una quantità di impedimenti che supera. Bisogna liberarsi di queste pastoie. Io sono stato assunto appena laureato, già avevo 22 anni, sono stato assunto per il gruppo Sincrotrone per lavorare con Persico, subito a lavorare con Persico, non aspettando che prendessi un dottorato, che facessi chissà che, così via, subito. E Persico era inesorabile, lui voleva che si facessero le cose, dovevano essere fatte al meglio, e ognuno di noi ci metteva il meglio di sé, perché Persico, insomma, c'è una differenza che mi riesce molto difficile rappresentare in termini contemporanei, perché ho l'impressione che la maggior parte della gente queste cose le consideri delle nostalgie di un vecchietto che ha avuto la fortuna di, e poi non è necessariamente ripetibile. Io vorrei, l'unica cosa che vorrei è che si ripetesse, esattamente nello stesso modo. Per altri problemi, ma esattamente nello stesso modo. Guardate che oggi la situazione è brutta, perché i giovani di oggi vengono messi in contatto con una quantità di bufale che è letteralmente astronomica. Io sono andato in alcune scuole qui a Roma e dopo un pochino ho detto basta, non ci vado più, perché volevano sapere se avevo incontrato extraterrestri, quanti ne avevo visti e dove, se ero mai stato in un universo parallelo. ma che gli è sciroccati completamente, perché ci sono queste parole che sembrano una promessa enorme, che invece sono bufale, chiacchiere. Però no, su questo a me piace interrogare, perché diciamo su tutto l'aspetto tra virgolette politico della vicenda siamo d'accordo sul fatto che i giovani non vengono favoriti, sulle carenze del sistema scolastico, universitario, di ricerca italiana, su questo non c'è dubbio, non ci viene. Su quello che riguarda invece l'aspetto scientifico, diciamo, io dei dubbi sulla riproducibilità della vostra esperienza ce l'ho, ma ce l'ho semplicemente perché oggi per fare fisica c'è bisogno di raggiungere energie inimmaginabili per quelle che erano tempi di 40-50 anni fa, c'è bisogno di investimenti in macchine gigantesche, quindi di progetti al quale lavorano migliaia di scienziati, come il caso del CERN, voglio dire, un po' di tanti altri laboratori. Quindi diciamo in qualche modo ci sono molti aspetti della big science che possono essere criticati, però l'avvento della big science è un qualcosa di del quale non si può fare a meno, quindi probabilmente quel tipo di esperienza oggi, fermo restando poi tutte le premesse che stanno alla base sulle quali siamo d'accordo, però è un qualcosa oggettivamente di difficilmente riproducibile. Cioè oggi c'è bisogno di fisici, ingegneri, tecnici, di progetti, no, al quale lavorano equip in tutto il mondo, quindi è una situazione estremamente diversa, no, da quella che avete vissuto voi. Poi per le altre energie, Giorgio, perché cioè, forse per la fisica certo, delle altre energie, perché per altri tipi di fisica in realtà a volte certo. Cioè, può essere che basta, sì, esatto, cioè, io faccio fisica della materia, secondo me se uno non c'è realista dove puoi arrivare con budget e con gruppi più piccoli, fisica della materia magari con altre cose, certo. Ma a parte il discorso sulla creatività,
mi piacerebbe dire qualcosa perché è stato bellissimo quello che ha detto il professor Bernardini. Mi pare di aver capito dalla presentazione che a un certo punto c'è stato un Ippolito, un qualche problemino a mettere del denaro che avrebbe potuto dare fastidio a chi si occupava di petrolio. E vorrei capire questo, ci sono un sacco di soldi che vanno nel CERN, ci sono un sacco di soldi che vanno nella fusione calda, io ho fatto la tesi più di 40 anni fa su una macchina che già allora a Padova si occupava di plasma, sono passati 40 anni, non so dove siamo, sulla fusione fredda che hanno fatto qualche ricerca a Frascati. No, per carità, Non voglio discutere. Non voglio discutere se sia. Voglio dire, non è che tutti i soldi nella ricerca vanno dove non si disturba il manovratore. Certo, a quell'epoca Ippolito pagò perché era il manovratore e voleva nazionalizzare l'energia elettrica e quindi tutte le varie Edison e così via si polizzarono per evitare questa nazionalizzazione che gli sottraeva un produttore di denaro che stava sul mercato. Se mi capita, vi posso dare un'indicazione bibliografica perché è un libro emozionante da leggere, si chiama Un complotto nucleare, è pubblicato da Newton Compton ed è per me una specie di Bibbia. Ed è scritto da un giornalista che si chiama Orazio Barrete, un libro stupendo che mostra come questo gruppo di quattro democristiani avessero dato conforti a Saragat, erano i senatori Busso, Messeri, Signori, c'era un quarto, non mi sto ricordando come fra un minuto mi verrà in mente. Se vi capita di leggerlo, scoprirete che cosa veniva, bolliva sotto, perché appunto a quell'epoca c'erano le sette sorelle che erano le vere padrone del mondo, erano quelle che regolavano il commercio del petrolio. Ci sono ancora, ma in forma diversa, stanno combattendo contro alcune innovazioni gigantesche, una delle quali nasce nel nostro dipartimento, perché l'inventore dell'oil shale è il nostro Ettore Sallusti, il nostro caro amico Pippo, detto Pippo. Pippo ha inventato l'oil shale, gli americani stanno producendo petrolio con il fracking, con questa tecnica del fracking, di cui il maggiore esperto è Pippo Sallusti. Però è esperto nei convegni ormai, perché va in giro nei convegni, non gli riconoscono assolutamente nulla. E sapete perché? Perché una volta l'ho spedito io all'ENI a fare un seminario e quelli dell'ENI gli hanno detto no, il seminario è troppo complicato. Vi rendete conto? Il caso Ippolito non fu un caso isolato, perché quella fu una decade qui ci furono quattro casi, uno dietro l'altro, cioè prima ci fu il caso Mattei. Per infatti Ippolito diceva, a me è andata bene, Mattei è morto. Mattei che appunto stava espandendo l'Agip e quindi il petrolio italiano, e saltò in aria col suo aereo un anno e poco di il caso Ippolito, condannato, che si fece diversi anni di carcere, poi ci fu il caso Marotta, che era presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, anche lui con una mandatura giudiziaria, ma a differenza di Ippolito poi venne scagionato, non venne condannato, e poi l'ultimo è stato il caso Olivetti. Il caso Olivetti perché avevamo in mano i personal computer, l'hanno inventati qui. Olivetti aveva già le mani sui personal computer. Non era Bill Gates che Bill Gates ha raccattato le idee, ma il personal computer è nato in Italia dal gruppo dell'Olivetti, con c'era quell'ingegnere cinese Chan. Morto in un incidente. Guarda un po'. Vabbè, insomma. È importante studiare la storia, cosa di cui il nostro Gianni Battimelli è un maestro assoluto,
studiare la storia dello sviluppo della fisica è una delle cose più straordinarie che si possano fare. Se ne sono accorti tutti, pure la Gelmini che ha soppresso tutte le possibilità di fare corsi di storia obbligatori per tutti quelli che si laureano in fisica. E, insomma, il danno ministeriale è enorme in tutte le attività che si vedono. Tenete gli occhi aperti perché il danno ministeriale si vede su queste piccole cose, l'eliminazione dei tecnici di laboratorio con gli istituti tecnici industriali, il prolungamento del stato di eterno studente con il dottorato che finisce con una tesi di laurea, la triennale, il master, poi la tesi di dottorato e poi l'attesa per fare ancora il concorso di ricercatore. Andiamo a mica. C'è anche la SIS, mi dice, cioè l'ex SIS TFA. Ah. E di queste cose nessuno parla, parlano tutti. Occorre fare questo, occorre spingere per la cultura. E come spingi? A mano? Ma è roba da mano. Io ho una forte ripugnanza a sentire il telegiornale. Perché mi dicono che cosa occorre. Comunque, scusate, fatta la tara che ti fanno fare solo quello che non dà fastidio, prima ti ammazzano, adesso non ti danno i soldi, so. Fatta la tara che ti fanno fare solo quello che non dà fastidio, allora ti ammazzavano, oggi non ti danno i soldi. Volevo capire se quel discorso di creatività, che sposo al 101% per quel piccolo che l'ho vissuto, è un problema dimensionale che non ci si riesce più, cioè in 4 ci si riesce, in 40 è difficile, in 400 è impossibile, o c'è qualcos'altro? Poi la complessità, cioè c'è qualche dimensione che lo impedisce, o semplicemente perché siamo diventati tutti un pochino più stupidi, mettiamola così. No, io non credo che ci sia, perché ho visto alcuni dei giovani che hanno fatto attività di recente, che fanno delle cose straordinarie, che però poi vanno a farlo in Francia o... Tra le ultime telefonate che ho ricevuto da colleghi, ce n'è una che è venuta più volte. Merci, Carlo, tu travailles toujours pour l'esportation gratuite. Perché formare, ci siamo fatto il conto di quanto ci vuole per formare un dottorato oggi, dalla scuola dell'infanzia fino a che non prende il diploma di dottorato, ci vogliono 800.000 euro di infrastrutture necessarie per portarlo a questo punto. Quindi se questo, finito il dottorato, va a fare domanda alla Sorbonne e alla Sorbonne lo prende una scatola chiusa, vi garantisco, perché la formazione degli studenti italiani è considerata ottima, superiore a quella della maggior parte degli altri paesi, lo prendono a scatola chiusa, cioè senza nemmeno fargli test, cosa, da dove vieni, dal posto tale, dal gruppo tale, è certo che è esportazione gratuita, gli abbiamo mandato 800.000 euro di roba vivente, di materiale organico utile. Al costo e non al valore. Al costo e non al valore, perché poi il valore lo produce lui, quello è il valore aggiunto per gli altri, però. No, no, bisogna cambiare completamente mentalità, in questo momento è molto difficile, bisogna cambiare le modalità della cultura proprio. Non è possibile fare una cultura compatibile con i dirigenti di ministero che abbiamo oggi. Perché tutta è normativa. Questo si può, questo non si può. Ci abbiamo più nostalgia noi delle per quanto riguarda, insomma, quindi. Lo dico proprio per suscitare una qualche tipo di reazione, lo dico in questa forma che vi potrà sembrare estrema, ma credetemi, lo è poco, molto poco estrema.
Hai sentito che ha parlato? Sì, sembra parecchio una base. Per esempio,